Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci eravamo lasciati che avevamo attraversato Pescasseroli, un bel paesino turistico in mezzo alle montagne dell'Abruzzo, e adesso scendiamo verso Castel di Sangro. Ci rimettiamo in moto, dopo una pausa procediamo. Eh sì, scenari veramente spettacolari. E prima la GoPro e dopo il telefono, e mo qua e mo che ladro, chi ci ucciso ha? Dai, io mi mannaggia! Quindi da Pescasseroli scenderemo verso Castel di Sangro, arriveremo a Castel di Sangro per poi prendere verso Val di Sangro e tornare sulla costa. Abbiamo quindi attraversato il comune di Opi. Tutti i camping. Qui veramente è pieno di camping, aree di sosta con i camper in mezzo alla natura. Pare che l'asfalto buono sia finito. Bellissime strade di montagna, veramente belle. Ci troviamo veramente in mezzo alla natura, alla natura più selvaggia. Dovremmo arrivare tra un po' a Villetta Barrea, panorama tipico. Oh, parecchie buche ci sono, panorama tipico, bosco tipico di Villetta Barrea. Troviamo nei pressi della Camosciara, un torrente qui a destra
veramente posti molto belli, caratteristici. E siamo arrivati a Villetta Barrea. L'Abruzzo è troppo bello, è una regione spettacolare. Attraversiamo Villetta Barrea. Barrea, e questo è proprio Barrea, da Villetta Barrea, quindi siamo arrivati a Barrea, che è proprio il paesino che sta sul lago. Altra località turistica, Barrea, qui sul lago, tutte località turistiche, dal Passo del Diavolo fino ad arrivare a Pescasseroli. La Pescasseroli, e la Camosciara, Barrea, Villetta Barrea. Un bel giro oggi, un bel giro turistico. Mezzo alle montagne, attenzione al pullman. Adesso faremo la sosta qui a Barrea, una sosta veloce, e poi scenderemo verso Val di Sangro. Ok ragazzi, siamo arrivati a Fossa Cesia da Villetta Barrea. Naturalmente io ho risparmiato tutto il tragitto da Villetta Barrea a Castel di Sangro, passando da Castel di Sangro e poi da Castel di Sangro andando verso il lago di Bomba. Scendendo per Val di Sangro, appunto, siamo arrivati a Fossa Cesia, quindi abbiamo fatto oggi un bellissimo giro partendo da Raiano, da Pescara verso Raiano. Abbiamo fatto quindi Gole di San Venanzio, Valico Forca Caruso,
da Valico Forca Caluso con le Armele, Pescina, Gioia dei Marsi, Passo del Diavolo, Pescasseroli, da Pescasseroli siamo arrivati a Villetta Barrea Barrea e abbiamo chiuso il giro qui, Fossa Cesia Marina. Adesso ritorneremo verso casa e passando per la costa dei Trabocchi, quindi dalle montagne abruzzesi al mare abruzzese sono un bel po' di chilometri, adesso non li ho contati, insomma sono un bel po', un bel giro panoramico, montagna e mare. San Vito Chietino, e su questa immagine questo scorcio bellissimo di San Vito Marina, porto in fondo e soprattutto questo parabrezza sporchissimo di insetti, poverini morti, spiaccicati, a testimoniare i tanti chilometri percorsi oggi. Chiudiamo il video, vi saluto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi, un abbraccio e buona strada.